Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come fare nascere delle piccole piante di avocado in casa. È davvero molto semplice, vi mostrerò quattro procedimenti per poterla ottenere. Seguite il video perché è davvero molto molto semplice provare a farla. La prima cosa da fare è quella di scegliere un frutto bello maturo. Sceglierlo maturo vi permetterà di avere più possibilità di trovarne all'interno un seme che sia pronto per far germogliare delle nuove piantine. Una volta che si è scelto il frutto, basterà aprirlo a metà e prelevare il seme che vi è all'interno. Così. Stando attenti a non rovinare, quindi a non andare ad intaccare, il seme con il coltello. Ok. Per aiutarvi ad estrarre il seme dal frutto, basterà prendere un cucchiaio e fare così. Ecco qua. Ed ecco che finalmente avrete ottenuto il seme. Una volta ottenuto il seme, questo andrà pulito. Se notate, infatti, ha una leggera patina che sono praticamente i rimasugli di ciò che è rimasto attaccato del frutto. È molto viscido. Lavatelo oppure passategli semplicemente uno straccetto come questo, un tovagliolino di carta, e lo pulite. Lo pulite sino a togliergli tutto ciò che è la parte viscida. E alla fine otterrete questo, ovvero un seme pronto per essere messo a dimora e quindi per partire con la germogliazione. Si può procedere in due modi però prima di metterlo a dimora, ovvero quello di lasciarlo in questa maniera e quindi seminarlo, oppure togliere la cuticola che ha intorno, questa qui per intenderci, la pellicina marrone. Molti lo fanno perché questo effettivamente agevola l'apertura del seme e quindi la germogliazione e la creazione di una nuova piantina. Starà a voi decidere se farlo oppure no. Quindi, proprio perché il fatto di togliere la pellicina, la cuticola, favorirà la germogliazione del seme, procediamo e togliamola. Vedete? Toglierlo, toglierla, è davvero semplice. Andate piano e fate in modo di non rovinare il seme. Ecco qua. Se osservate bene, potrete notare che il seme è perfettamente diviso a metà da uno spacco lungo tutto il perimetro. Questo perché? Perché una volta che avrà messo le radici, quindi le radici nasceranno da qua, dalla parte inferiore, guardate, da qui, praticamente questo seme si aprirà a metà e dall'interno uscirà la piantina e verrà su. Prima di continuare vorrei mostrarvi la differenza di tipologia di seme che potreste trovare in commercio, quindi vi potrebbe capitare un seme molto grosso come questo o piccolino come questo qui, dipenderà dal tipo di frutto che sceglierete. Ovviamente per entrambi la metodologia per farlo nascere sarà identica e le piante che nasceranno saranno di pari valore estetico. Uno dei metodi più conosciuti per far germogliare l'avocado è probabilmente quello degli stecchini, quindi basterà prendere il seme, prendere tre di questi, tre stuzzicadenti, e letteralmente infilzare il seme. Mi raccomando, non lo fate in modo perpendicolare, ma inclinato, come in questo caso, così ok. Quindi poi andate, altro buco. Vedete? Ok. Ecco qua. Una volta preparato il seme, sarà sufficiente prendere un recipiente, io in questo caso ho preso un bicchiere in cucina, e andare a poggiarvi sopra il seme, così. Come notate, gli stuzzicadenti hanno lo scopo di sorreggere il seme stesso, in modo che questo non vada a finire sul fondo. Il bicchiere adesso lo riempiremo con dell'acqua, in modo che l'acqua vada a coprire almeno questa parte del seme. Prendiamo una caraffa e riempiamo. Ecco qua.
Ed ora non resterà altro che attendere che il seme crei e sviluppi l'apparato radicale. Mi raccomando, è importantissimo che il seme, nella parte inferiore, rimanga sempre costantemente a contatto con l'acqua. Un metodo, che è sicuramente molto meno invasivo per il seme rispetto a quello degli stuzzicadenti, è quello della bottiglia, che adesso vi mostrerò. Quindi procuratevi una bottiglia come questa, poi tagliatela, così, ne otterrete quindi due parti. Prendiamo un po' d'acqua e versiamola all'interno, quasi fino all'orlo. Ok, poi prendiamo la parte superiore e la inseriamo, così. Una volta fatta questa operazione, prendiamo il seme e lo inseriamo all'interno, così. Dobbiamo assicurarci che la parte inferiore del seme sia bagnata dall'acqua, come in questo caso. Da qui usciranno le radici e man mano andranno verso il basso. Quando ci sarà un apparato radicale abbastanza sviluppato, si potrà togliere da qui e mettere nel terreno. Altro metodo non invasivo per il seme è quello di prendere un piccolo barattolino che abbia la dimensione dell'imboccatura più piccola rispetto alla dimensione del seme, in modo che appoggiandocelo sopra, in questa maniera, questo non cada all'interno, quindi adesso sarà sufficiente riempire il recipiente con un pochettino d'acqua, sino a che l'acqua non tocchi il seme. Così. Riempite quasi fino all'orlo. Ok. E poi poggiate all'interno il seme. In questo caso, se notate, l'acqua è ancora in basso e non tocca il seme, quindi bisognerà andare a mettere ancora un pochettino d'acqua, perché è importantissimo, ovviamente, che il seme tocchi l'acqua. Vediamo, ancora non tocca, ne mettiamo un pochettino alla volta, perché sennò c'è il pericolo che strabocchi. Ecco qua. Ed è perfetta, adesso bagna tutta la parte inferiore del seme e ogni volta che il livello dell'acqua si abbasserà dovrete rimboccarlo. Una volta che le radici saranno visibili, quindi si vedranno perché il vetro permetterà di mostrare la crescita delle radici, sarà sufficiente togliere questo e metterlo nel terreno. Altro modo per seminarlo è quello di inserirlo direttamente nel terreno, quindi si prenderà il seme e si inserirà nel vaso. Però questo ha una particolarità: anziché essere messo tutto sotto la terra, quindi completamente ricoperto, dovrà essere seminato in modo che almeno una parte, quindi un terzo se non metà, rimanga fuori dal terreno, così. Quindi fate un buco nel vaso, nel terreno, ed andate a inserirlo. Ok. Dopodiché mettete il terreno, rinzaffatelo tutto intorno e bagnate abbondantemente. Una volta finito di bagnare, prendete un sacchetto di plastica trasparente, come questo. Un sacchettino normalissimo, anche quello dell'immondizia va bene. E chiudete il vaso all'interno. Così facendo creerete una mini serra che darà un effetto di microclima all'interno con temperatura e umidità costante. Questo favorirà decisamente la germogliazione del seme. Quindi adesso non vi resta altro che aspettare che nasca la piantina. Una volta che sarà nata, togliete questo sacchetto e continuate a bagnare tranquillamente, facendo asciugare tra un'annaffiatura e l'altra il terreno. E con questo il video si conclude. Spero che sia stato utile e divertente per farvi imparare qualcosa di nuovo, e se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e, già che ci siete, dategli anche un'occhiata.